Il grande fratello VIP ha preso il via solo 2 giorni fa, ma sta già registrando i primi batticuori. La prima a capitolare sulla via dell'amore è la simpaticissima Alessia Macari. La spumeggiante ciociara di Avanti Un Altro, infatti, prova un'attrazione irrefrenabile per uno degli inquilini della cantina. Se molti dei concorrenti sembrano essersi coalizzati contro Costantino Vitagliano, Alessia Macari ha ben altro per la testa. È vittima del fascino di Stefano Bettarini. L'ex marito di Simona Ventura è solito cogliere ogni occasione per allenarsi. In confessionale, la Macari si è detta in adorazione dei suoi muscoli. Come fai con uno che fa ginnastica davanti a te con questo fisico? Prima stavo vicino a lui e voi mi avete fatto una domanda. Io non capivo nemmeno cosa mi chiedevate. Stavo in adorazione. Bosco Cobos sta provando ad aiutarla nell'impresa di avvicinarsi a Bettarini. Alessia Macari ha raccontato: Avete visto il suo tatuaggio? Io ero una truccatrice, so fare il body painting. Bosco ha detto a Bettarini di farsi fare un disegno da me, io svengo se faccio una cosa del genere. Il simpatico amico di Jonas Berami, poi, le ha insegnato alcune tattiche di seduzione. Le ha consigliato di inclinarsi di fronte a lui, fingendo di raccogliere una bottiglia caduta. Mi devo buttare su di lui, pensa che io non faccio mai il caffè, ma oggi gliene ho fatti due. Lunedì prossimo, il responso del televoto deciderà se Alessia Macari potrà continuare a tentare di conquistare l'ex calciatore o se le toccherà guardare il grande fratello VIP da casa. Chi se ne frega.